La procura di Arezzo ha richiesto un nuovo tampone salivare di Peter Polverini, il presunto omicida di Katia Dello Marino, la 41enne ritrovata senza vita e con la testa fracassata lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Afra Sansepolcro. Il 24enne di San Giustino Umbro è detenuto da un mese nel carcere aretino di San Benedetto in attesa della perizia tecnica richiesta dal PM Giulia Maggiore sul martello ritenuto l'arma del delitto sull'automobile del padre utilizzata da Peter la notte dell'omicidio e su uno straccio intriso di sangue. Il nuovo campione di DNA servirà per terminare gli accertamenti sulle tracce biologiche rinvenute sino ad oggi. Intanto il giovane sangiustinese rimane trincerato dietro al suo silenzio, rotto solamente la mattina dell'arresto con poche parole dette ai carabinieri vi stava aspettando e con l'indicazione del luogo dove si trovava il martello con il quale si sarebbe accanito sulla 41enne.